Siamo a Cascio, dove si sta consumando l'anteprima di Selvaggia, la festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme, che si terrà sabato 1 aprile e domenica 2 aprile a Castelnuovo di Garfagnana. Siamo venuti qui perché vogliamo conoscere da vicino la zuppa degli erbi di Cascio, che sarà protagonista domenica alle 18.30 a Castelnuovo per il gran finale di Selvaggia. Quali erbi si useranno? Dove sono stati raccolti? Com'è la sequenza dell'ebollizione? Tutto questo tra poco qui ad Aspettando Selvaggia. Ma prima di coloro che fanno gli erbi o che li cucinano, siamo molto contenti di incontrare Fra Benedetto. Queste erbe sono benedette da Dio? Ma tutta la natura è benedetta da Dio. Siamo noi che ci mettiamo spesso il dito o anche tutta la mano e che scombiniamo quello che potrebbe essere più equilibrato, perché quello è il lavoro dell'uomo, ma con il fondo che è benedetto da Dio. Quindi ci suggerisce, ma noi lo facciamo già, di avere rispetto nel raccogliere gli erbi, come quando si va ai funghi, come quando si va in campagna, avere rispetto dell'equilibrio della natura, perché poi la natura è generosa se la si rispetta, ma se la violentiamo può diventare anche molto cattiva. Sì, io infatti ho perfettamente ragione, perché noi abbiamo l'intelligenza e dobbiamo utilizzare a buona fine. Lei, la natura, si esprime. E quello che è, dopo può piacere o meno, ma l'essenziale deve essere rispettato. Il resto organizzato come lo intendiamo noi. Bene, grazie. Ma dove sono quelli che fanno le erbe, me lo sa dire? Sono nei campi. Ma quelli che cucinano? Quelli che cucinano sono sui fornelli. Benissimo, allora vado sui fornelli. Eccola, è quasi pronta la zuppa di erbi di Cascio. Ci racconta tutto di questa meraviglia che ci regala la natura e che voi migliorate con questa zuppa. Siamo andati nei campi a prendere gli erbi. Quali erbi avete preso? Erbi misti, le ciceerbite, le ingrassaporci e poi ora proprio tanti erbi. Ci abbiamo messo un po' di odore, cipolla, carote, qualche fagiolo e patate. L'abbiamo fatto bollire e poi abbiamo fatto il soffritto. Soffritto con lardo, aglio, rosmarino e salvia. A parte l'avete fatto? Parte, sì. Poi avete unito tutto? Abbiamo unito tutto. E quanto lavoro ci vuole per fare una zuppa del genere? Da stamani alle 8 fino a... Fino ad adesso, cioè sì, 4-5 ore. Sì. Non è una cosa semplice. Cuocere piano piano. Come si serve questa zuppa? Qui noi la serviamo con la criscioletta. La criscioletta! La criscioletta di Cascio! Ma lei mi ha nominato una cosa che mi manda di fuori! Con la criscioletta così! Che meraviglia! Lei, signora, che cosa sta facendo? Sto facendo il cavolo praticamente con l'acciuga dentro. Prima si salta il cavolo. Scusi, signora. Perché il cavolo con l'acciuga merita un bacino, una cosa eccezionale. Sì, si fa saltare, si fa con un pochino d'aglio e l'acciuga, poi ci si mette l'acciuga e viene bello ora appetito. Ora però, qual è la cosa importante? Che questo cavolo non è un cavolo a caso, è stato coltivato qui. A Cascio, certamente. A Cascio, quindi con l'aria pulita, col clima giusto. È un cavolo verza praticamente. Cavolo verza che poi viene strascicato. Complimenti, signore. Sì. Complimenti. E dopo viene messo nel crostone. Nel crostone di pane con le noci. Me lo fa vedere. E magicamente è arrivato il pane di noce e noi siamo pronti per fare il crostino. Il crostino, ecco fatto. Il crostino, ci mettiamo un po' di questo cavolo così e ecco pronto il crostino. Ma che meraviglia, scusate, ma io lo devo fare per il pubblico a casa, devo testare. Certo. Il pane è una meraviglia della natura, guardate, farina scura, farina scura, sì, integrale. Noi vi aspettiamo a Castelnuovo di Garfagnana l'1 e il 2 aprile per Selvaggia, la festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme. Ci sarà la zuppa di Cascio, però se portate anche questo crostino. Io credo che male non faccia, mamma mia. Sono attratto da un profumo incredibile, ma che cos'è questa borragine? È una focaccia alla borragine, è squisita. Ma roba da matti, e come vi è venuto in mente di fare la focaccia con la borragine? È un erbo.
cibo particolare, garfagnino, è buonissimo, da assaggiare. Bene, lo faccio per voi come sempre un piccolo test. Qui che cosa vedo? Del formaggio, signora, di che si tratta? Primo sale con dentro le erbette di campo, esattamente raponzoli e sassaioli. Oh, allora, vedete, questo formaggio primo sale verrà fatto a Castelnuovo di Garfagnana sabato 1 aprile alle ore 17, arriverà una pastora, porterà il latte e faremo in diretta il formaggio, quindi vi faremo vedere a Selvaggia come viene fatto il formaggio primo sale con gli erbi. Perfetto. Che erbi ci sono qui dentro? Sassaioli e raponzoli. Sassaioli e raponzoli. Che sta facendo la signora? Sta tagliando delle torte con gli erbi di campo, dolci. Queste sono torte dolci. Con un po' di ricotta e gli erbi di campo. Che erbi ci sono dentro? Dentro ci sono un po' di tutti misti, un po' di borragine, un po' di sassaioli, un po' di romice, grassa porci, come ne chiamiamo noi, un po' di tutto, erba un po' tutto misto. Bene. Il menù qui a Cascio in questa domenica di Aspettando Selvaggia è quasi tutto a base di erbi spontanee. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo un sassaiolo. Poi abbiamo delle capocchiettine di campo, di radicchietto di campo, abbiamo un raponzolino, valeriana, poi forse altre. Questa è l'insalata per i pulizi la bocca, dopo certo, che uno ha mangiato la zuppa, ha mangiato il formaggio primo sale, ci vuole un'insalatina. Noi ci mettiamo anche un bicchiere di vino rosso, va bene? Anzi, signora? Ancora meglio. Eccole, eccole, ma io divento matto! Le crisciolette di Cascio sono una cosa incredibile! Potete aver mangiato di tutto nella vita, ma se non avete mangiato le crisciolette non avete mangiato niente, ve lo dico io. Guardate, a parte loro sono musicali nel farlo. Allora, composizione, un impasto di farina 30 e 70. Sì, 30 di grano, cioè il 30 di grano turco, 8 file possibilmente, e 70% di farina di grano. Perché quel grano turco mi dà la croccantezza, no? Certo, certo. Poi che ci mettiamo? Ci mettiamo? La pancetta. Arrotolata, guardate lì che meraviglia. Sì. E la usiamo anche senza pancetta nella zuppa, ho visto che va benissimo, sì. Quindi esatto. Diversi usi delle crisciolette. Esatto, si può servire anche con i rabbini con la salsiccia, con il biroldo, quella vuota. Quindi la criscioletta è democratica, può andar bene anche per i vegani, perché magari ci mettiamo gli erbetti, per chi è onnivoro mangia con la pancetta. Io vorrei un primo piano da Abramo, perché è una dichiarazione importante da fare per tutti i telespettatori. Ebbene sì, io dichiaro finalmente un outing pazzesco, sono un vegano non praticante. Mi sono organizzato, mi hanno servito una porzione di zuppa degli erbi di Cascio. Domenica a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 18:30 ci sarà il gran finale della Due Giorni di Selvaggia, proprio con questa zuppa degli erbi di campo di Cascio. Io chiaramente la devo assaggiare per testarla, ma il profumo è incredibile. Vedete, ci hanno sbriciolato sopra la criscioletta. E allora, con le immagini di questa zuppa, termina qui la puntata odierna di Aspettando Selvaggia. L'appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 aprile a Castelnuovo di Garfagnana con Selvaggia, la festa degli erbi spontanei, dei fiori e delle gemme. Oh, è tutto gratis, vi aspettiamo!